Let's go, bitches, e benvenuti al primo episodio di Power Personal Trainer qui su Black Ops 3. Come vedete, non ho la facecam perché la mia faccia è veramente distrutta in questo momento a causa denti del giudizio che mi stanno aprendo la faccia, proprio le gengive. Comunque, cosa voglio dirvi con questo allenamento? Bene, voglio spiegarvi un allenamento che dovrete seguire qui su Black Ops 3, in questo caso proprio con la pistolina. E perché un allenamento con la pistolina? Perché rispetto alle altre armi comunque non ha, diciamo, non è fortissima, non avete la possibilità di uccidere le persone facilmente, dovete impegnarvi o comunque utilizzare tutta la vostra skill e abilità e testa per poter giocare con la pistolina. Allora, per prima cosa, la classe che sto usando ve la faccio vedere, sto utilizzando Overclock, Flak Jacket, Fast Hands, Sciacallo, Blast Suppressor e Tac Mask. La pistolina senza accessori, senza... Ah, accessori! Solamente con solamente con la mimetica martoriato, che è la mia mimetica che ho sbloccato tanto tempo fa su questa pistola. Comunque, allora, perché giocare con la pistolina? Perché giocare in tutti contro tutti? Allora, per prima cosa, in tutti contro tutti vi troverete ad affrontare più di un avversario alla volta, o comunque dovrete avere più o meno un'idea di quale avversario sarà vicino a voi e dove sarà, quindi dovrete sempre avere in testa che tipo di scontro volete cercare. Ovviamente, avendo la pistolina, se cercate uno scontro a lunga distanza, dovete sicuramente fare leva sulla vostra precisione e abilità, comunque, nell'usare la mappa. Per quanto riguarda invece nei luoghi stretti, beh, come vedete, bisogna sfruttare la mappa, poiché quest'arma non vi consente di annichilire i nemici da qualsiasi distanza, come potrebbe essere un M8, un Manowar, un Vesper, eccetera, eccetera. Un altro consiglio che io vi posso dare con l'utilizzo della pistolina è anche il fatto che potete utilizzarla per impararvi a sfruttare come sparare e poi contemporaneamente cercare di dare il colpo melee. Allo stesso modo, con la pistolina è molto, molto, ma molto difficile mirare e contemporaneamente tenere un buon radio di fuoco essendo a colpo singolo. E come fare ad ovviare a questo problema? Bene, facilissimo. L'importante è cercare di concentrarsi sulla raffica, sullo sparare velocemente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, così. E allo stesso modo muovere la visuale. Come fare a fare questo? Ok, ragazzi, non è facilissimo anche spostare la visuale, ma si può fare. L'importante è riuscire a capire tra un colpo e l'altro sparato, come spostare la visuale e di quanto spostarla. Perché ovviamente non è che siete perfetti, fare questo movimento del genere mentre state sparando con un'arma a colpo singolo non sarà mai fluido se non siete abituati. E questo vi può aiutare comunque con armi anche a raffica, come può essere un M8. Sinceramente, sparando a colpo singolo con l'arma e poi andando con un'arma come la pistola, che comunque non spara proprio velocemente o comunque non ammazza così velocemente come un M8 o non fa tanto danno come un M8, vi potrà aiutare a sparare meglio con l'M8 e magari riuscire anche a sparare velocemente con l'M8, cioè a centrare meglio la raffica. Per esempio, l'M8 bisogna avere un timing corretto per sparare. Praticamente a volte rischierete che la raffica è troppo lenta rispetto a quella del vostro avversario ed è per questo che dovrete abituarvi ad usare in questo caso le armi a singolo. Secondo me è il meglio pure perché così potrete anche usare lo Shaiva molto bene e potrete sinceramente migliorare la vostra gun skill. Questo è un allenamento pure per se volete utilizzare magari una sensibilità minore, siete passati a un'altra sensibilità, volete provare un'altra sensibilità, questo sicuramente vi può aiutare perché quando andrete con un'arma automatica vi sembrerà tutto più semplice, poiché il vostro dito con cui sparate, poi se usate R1, L1, quello che usate, non importa, comunque il dito con cui sparate, che è medio, indice, non importa, e ovviamente il pollice con cui mirate sono molto stressati durante questa si può chiamare così pratica. Quindi, cado di sotto, oddio. Vabbè, io spero comunque che vi piaccia questo allenamento che vi sto proponendo e spero che lo seguiate in molti perché sono sicuro che potrà dare una mano come primo allenamento. Non so se avete già visto degli allenamenti simili o comunque cose simili, ma potrete sicuramente aumentare utilizzando tutti questi allenamenti che farò su Black Ops 3. Ovviamente non mi fermerò solo a questo.
segnato così non riesco a parlare contemporaneamente. È un po' difficile, ma anche questo è un buon allenamento per me perché posso migliorare la mia gun skill e il mio modo comunque di comunicare mentre sparo. Sicuramente tutti gli allenamenti che farò qui con Power Personal Trainer sul Black Ops 3 vi potranno aiutare, quindi seguiteli ovviamente uno a uno. Cercate di mischiarli, ve lo dirò anche io quando vi possono essere utili. Questo qui è il primo. È una novità, non avete mai visto un allenamento del genere, quindi spero vi piaccia. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto questo video, questo gameplay e che questo Power Personal Trainer vi possa essere d'aiuto. Ovviamente, se potete, mettete like al video, spolliciate, facciamolo vedere a tutti con l'inizio della nuova serie. E mi raccomando, bitches, vi voglio tutti, dopo che avete provato questi allenamenti, qui sotto al video a commentare e dirmi com'è andata. Io vi saluto, sono Power, il vostro guardiano preferito. Non è vero, sono il vostro giocatore di COD preferito. Let's go, bitches!